Questo argomento per poste. Mister, allora un pareggio ci sta dopo quattro vittorie, la sconfitta alle soldi ci sta anche il pareggio, fondamentalmente è un pareggio giusto, no? Insomma l'Andria ha fatto vedere di essere una buona squadra. Un pareggio che vale, che fa classifica, fa morale, dà continuità. Abbiamo affrontato una buona squadra, a tratti ci ha messo in difficoltà, a tratti ci abbiamo messo noi in difficoltà loro, mi sembra che tutto sommato poche occasioni da gol. Potevamo vincerla alla fine con quel miracolo del portiere, potevamo perderla prima, direi che tutto sommato il risultato rispecchi fedelmente quanto si è visto. Comunque complimenti ai ragazzi che hanno sfoderato una prestazione soprattutto a livello mentale giusta, con grande concentrazione, abbiamo concesso poco a una squadra che sta facendo un grande campionato, quindi diamo continuità a quello che stiamo facendo. Mister, evidentemente insomma cioè siete contati, non credo fosse possibile effettivamente fare di meno, insomma anche proprio con le scelte alla panchina, insomma non aveva proprio l'uomo a disposizione. No, è per questo che ero molto preoccupata alla vigilia, perché quando te la vai a giocare in modo così equilibrato, chi subentra dopo può fare la differenza. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento che hanno avuto i ragazzi. Non ritenevo di cambiare nulla poi alla fine per non andare ad alterare gli equilibri che mi sembravano ormai definiti, era un totale equilibrio la partita, quindi pensavo che andando a modificare qualcosa potesse sortire qualcosa di azzardato, quindi bene così. Se proprio non si può vincere la partita, non la si deve perdere, insomma, no? Questo è il discorso. No, noi dobbiamo sempre ricordarci da dove siamo partiti, quindi chiaro che vincere fa sempre bene, però questo è un punto che vale contro una buona squadra. Diamo continuità, ci allontaniamo piano piano dalla zona pericolosa in attesa di tempi migliori, però va bene così. Senta, mister, una cosa che volevo chiedere, c'è un problema forte, comunque qualche difficoltà in attacco, no? Insomma, Razzitti ultimamente non mi sembra quello magari dell'inizio del campionato, le ali insomma non hanno poi... non vedono la porta, insomma non riescono proprio a tirare in porta. Questo insomma potrebbe essere uno di quei reparti dove intervenire con maggiore importanza, no? Anche sul mercato. No, è anche vero che io sto richiedendo molto sacrificio da parte di coloro che giocano davanti, quindi in questo momento probabilmente stanno spendendo più in fase difensiva che in quella offensiva. Però ritengo che tutti quanti abbiano fatto la loro parte, giocavamo anche contro una squadra che giocava con 5 difensori, a volte anche con 6 quando Bisoli si abbassava davanti alla difesa, quindi per noi era difficile trovare spazi, abbiamo avuto quelle 2-3 situazioni che potevamo sfruttare meglio, però nel complesso sono contento che tutti quanti hanno fatto bene. D'altronde avevamo anche poche soluzioni, visto che ci mancavano i ricambi sugli esterni, che lei aveva poco prima citato, quindi direi che per come eravamo messi nel complesso il risultato ci va bene. Mister, però ci sono state certezze in difesa, mezza difesa era nuova stasera. Sì, no, c'erano tante situazioni che erano da monitorare, si sono evidenziate delle buone cose, chi è stato chiamato in causa ha risposto in modo positivo. Quindi sono ulteriori valutazioni che mi serviranno per il futuro. La risposta del pubblico era quella che ti aspettavi? Sì, un pubblico ci ha incitato dall'inizio alla fine. E sarebbe stato bello se il gol di Giampa, se il tiro di Giampa fosse entrato, sarebbe stata una serata perfetta, però direi che il pubblico ha potuto apprezzare la squadra che ha dato tutto e noi siamo contenti perché la gente ha dato una risposta importante. Mister, nonostante la difesa abbia detto anche oggi, c'è un elemento che però sembra soffrire, forse più dal punto di vista mentale, di concentrazione, che è Priola. Ritornava in campo dopo un po' di tempo, qualche incertezza, secondo lei ha qualche proprio problema, forse con l'approccio alla gara? Abbiamo visto ogni tanto in difficoltà. Io quando sono arrivato ho trovato questo ragazzo un po' in difficoltà perché c'erano state delle situazioni prima del mio arrivo, quindi ho commesso qualche errore, che in un certo senso ne hanno leso un po' la sua fiducia, la sua tranquillità. Oggi è rientrato dopo tanto tempo, mi sembra che abbia risposto discretamente, ha fatto la sua parte, non ha commesso errori, è stato ordinato, diligente.
Poi è normale che loro giocavano anche con 3-5-2, dove noi potevamo con i terzini giocare un po' di più in fase offensiva, cosa che ha fatto bene secondo me Squillace, però come caratteristiche lui è un giocatore più difensivo. Però sono contento perché dopo un periodo dove è stato tanto criticato, mi sembra che abbia risposto in modo dignitoso, mi sembra che abbia fatto la sua parte. Grazie. Ci riprenderete quando? Martedì? Lunedì riprendiamo. Lunedì pomeriggio. Buonasera.